Allora, che succede, Andromaca? 43 anni, non lavoro, ho un figlio che fa tutto il contrario di quanto gli dico. Non so più che fare. Che non aveste questo gran bel rapporto, si era capito. No, io e mio figlio abbiamo un rapporto meraviglioso, solo che discutiamo qualche volta, ma è un adolescente dopo tutto, no? Normale. Mia madre, premurosa, cazzate, non gliene frega niente di me. Lo sa che legge i miei messaggi, sembra che le interessi ciò che faccio, ma sa malapena che esisto. Come va a scuola? Non ascolta mai nessuno. Fa sempre quello che vuole. Va come deve andare. Sembra che ce l'abbiano tutti con me. Una volta il prof di mate mi ha mandato in presidenza solo perché ho guardato l'ora. Allora, come semplice applicazione di integrazione per parti, ora proverete a risolvere questo integrale. Cosa sta facendo? Sì, ma stavo solo guardando l'ora, non rompa, non siamo mica in carcere. No, infatti siamo a scuola. Le sembra il modo di rivolgersi a un suo insegnante? Il regolamento d'istituto è chiaro. Adesso vada subito dal preside. Come è andato? Ah sì, ma niente, le solite cose. Stavolta è l'ultima volta, dovrò chiamare tua madre, bla 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 bla. Ma sì, sei tranquillo, che te frega. Alla fine non fanno mai niente. Ciao. Sì, ma guarda dove vai, idiota! Scusa, ero di fretta e non ci hai visto. Allora comprati un paio di occhiali, così almeno eviti di colpirci, va? Andiamo. Sì, andiamo. Come ha reagito alla chiamata del preside? Ovviamente gli ho parlato. Gli ho fatto capire con calma che il suo comportamento era sbagliato. Si è incazzata e si è messa a sbraitare. A incolparmi per le sfighe della sua vita. Non si può essere civili con lei. È inutile. Mi hanno telefonato dalla tua scuola. Di nuovo. Sì, ma è quello di matematica che ce l'ha con me. Se la prende pure se respiro. Allora forse dovrei parlare con lui se questo è il tuo unico problema. Perché te ne frega? Non ero io quello impossibile da gestire. Ma basterebbe che tu ti comportassi un po' meglio. Ti piacerebbe che diventassi il figlio perfetto, eh? E invece? Ma come osi parlare così a tua madre? Beh, ma... tu non sei mia madre. Come puoi rinfacciarmi questo? Dopo tutti i sacrifici che ho fatto per te.
E ci risiamo. Ogni volta che faccio una cazzata mi rinfacci sempre il passato, sempre, non ce la faccio più. Ma sei tu che mi snervi! Sai una cosa? Avresti fatto meglio a non adottarmi. A questo punto saremo tutti più felici. Ti mancano? Tanto. Tantissimo. Vedi, tutto quel che rimane sono solo dei ricordi. E un figlio che non mi ha mai voluto. Dai, è ovvio che le ragazze con gli occhiali sono sempre le più fighe. E perché, scusa? Se una è figa e basta. Con o senza occhiali? Ho capito. Ma gli occhiali ti danno tutto un altro look. Una maestrina, eh? Una santarellina che è pronta a saltarti addosso e strapparti il cuore dal petto. Sai cosa intendo, eh? Discorsi idioti a parte, che facciamo stasera? Un cazzo. Credo finiremo al cinema come al solito. A lanciare popcorn dall'ultima fila come l'altra volta. Magari evitando di farci sbattere fuori, eh? Minchia, che palle che sei. Dovresti trovarti una ragazza. Magari ti aiuta a sciogliere un po' i nervi. Scusate, ma io devo proprio andare. Dove vuoi andare? Sei appena arrivato. No, no, ma devo andare seriamente. Dillo che c'entra quella tipa strafiga con cui ti senti. Aspetta, quale tipa? Minchia, non sei mai niente tu. Questa tipa. Lao si sente con lei. Ma, ok, sì, è lei, ma io devo andare lo stesso, cioè... E noi ti accompagniamo, così magari ce la presenti. No, no, raga, vi prego, no, non è... Dai, solo 5 minuti. Poi vi lasciamo soli soletti. Va bene, ma 5 minuti. Andiamo. Ma quindi cos'è successo alla fine? Ma che ne so io? Quel disgraziato esce sempre senza avvisarmi. Ero in giro con i miei amici, stavamo cazzeggiando, niente di che. Sandra? Sei tu? Ehi. Hey. Che ci fai qui? Ecco, io devo dirti una cosa. Avanti. Sono io, Elena. Che cosa? Ho usato un account fake per poter parlare di nuovo con te, come quando eravamo piccoli, ricordi? So che non avrei dovuto, ma... Capisco. Una presa per il culo. Di 3 mesi. In cui hai detto solo cazzate. Non erano cazzate. Ti giuro che tutto quello che ti ho scritto era vero. Io tengo davvero a te. Scusami davvero, io... Scusarti? Scusarti dopo tutte le prese per il culo che mi hai fatto? È tutta una fottuta messa in scena questa. No, no, basta. Non voglio vederti mai più, capito? Mai più. Ma è l'altro sfigatello. E vogliamo solo giocare. Non vogliamo fare niente. Ragazzi, che sta succedendo qui? Sandra. Ma è niente signore, stavamo solo giocando. Giocando un corno. Questa è un'aggressione piena regola. E tu non ti muovere da lì. Ho 43 anni, non lavoro e ho un figlio che fa tutto il contrario di quello che gli dico. Io non so più che fare. Che non aveste questo gran bel rapporto, si era capito. Ma no,
Io e mio figlio abbiamo un rapporto meraviglioso, è solo che discutiamo a volte, ma è normale, no? Dopotutto è un adolescente. Sai che non c'è bisogno di mentirmi, ci conosciamo. Se solo Ettore non fosse andato in guerra, magari Astianate sarebbe ancora qui con me. E ora sono obbligata a crescere un figlio ingrato, che non si rende conto di quanto io soffro e a che cosa abbia rinunciato per lui. Pagli a parlare così, Andromaca. So che è difficile, ma tu hai bisogno di chiarirti con tuo figlio. Ti faccio ascoltare una cosa. Mi chiamo Laudamante, ho 17 anni e sono stato adottato da due tizi che avrebbero fatto meglio lasciarmi dov'ero. La mia vita fa schifo. Qualcos'altro? Perché parli così? Mio padre è morto prima che iniziassi a camminare. E anche da morto mi tormenta. Lui sì che era un grande eroe di guerra. Mica come me, che sono solo un ingrato. E con tua madre? Che rapporto hai? Rapporto? Quale rapporto? L'unica cosa che condivido è questo. Lo sa che legge i miei messaggi. Come se le interessasse ciò che faccio. Ma se sa malapena che esisto. Non può andare così male come dici. Pensi che mi incolpa pure per la morte di mio padre e di mio fratello? Come se l'avessi obbligato io a partire. Come se l'avessi fatto ammalare io. Dovreste cercare di chiarirvi. Di provare a conoscervi almeno. A lei non ne frega un cazzo di capirmi. Siamo solo due strani che vivono nella stessa casa. E sarà sempre così.